La segnaletica carente nel piazzale della stazione di Giulianova continua a essere fonte di preoccupazione per la sicurezza dei trasporti dei pedoni. I sindacati dei trasporti, tra cui FILT CGIL, UIL Trasporti e FAISA CISAL, hanno sollevato la questione evidenziando le difficoltà di movimento e stazionamento dei mezzi in Piazza Roma, spesso congestionata dalle auto. Sì, a Giulianova in pratica, in presenza comunque di un divieto d'accesso per le auto entrano liberamente, la segnaletica a terra ormai è inesistente e quindi questo ci crea dei problemi nel normale svolgimento dell'attività lavorativa. Lo snodo di Giulianova è importantissimo, da lì partono le direttrici sia verso San Benedetto che verso Pescara, quindi da lì si svolgono le coincidenze dall'entroterra, quindi è chiaro che è un nodo strategico. Sì, in passato ci sono state delle aggressioni e abbiamo sempre difficoltà nel farci difendere, tra virgolette, dall'azienda perché non vengono fatte, non sempre vengono fatte le cose, gli interventi corretti per far sì che queste cose non accadano. Tra le urgenze spicca la mancanza di segnaletica alla stazione di Giulianova che complica le manovre dei pullman e mette a rischio personale utenti, oltre alla mancanza di indicazioni per le fermate nell'entroterra. So che c'è stato già un interessamento dei vigili, spero che lo risolvano più presto, perché già le macchine che entrano e non potrebbero entrare, comunque si dispongono in maniera corretta per farci svolgere il lavoro in sicurezza, diciamo. Una problematica che non riguarda solamente Giulianova, perché ci sono delle difficoltà anche nella stazione di Roseto degli Abruzzi. Sì, anche lì c'è difficoltà nell'approcciare alla stazione, quindi lì dove noi svolgiamo servizio, sempre per la presenza di auto private che non potrebbero stare lì.